Arrivati al tanto atteso secondo video per il raggiungimento dei 5.000 iscritti, ho voluto riprendere in mano un qualcosa di già visto. Quando festeggiai il mio primo anno di vita sul tubo, realizzai 80 cose che non sapete sui videogiochi. Un video tanto semplice quanto apprezzato, non per niente il mio video più visto sul canale. In tanti fra voi da allora mi chiesero più volte di farne un seguito. Ebbè, quale momento migliore se non il raggiungimento dei 5.000 iscritti? Signore e signori, benvenuti ad altre 80 cose che non sapete sui videogiochi. Harrods, celebre store londinese, ha messo in vendita nel 2013 un Xbox One totalmente placcata in oro 24 carati al prezzo di 6.000 sterline. Esiste una mod del primo Doom che vi permette di giocarlo in terza persona con i personaggi di Resident Evil 4. Tramite un sondaggio è stato dimostrato che i giocatori su PC comprano molti più titoli di quanti non ne comprino i giocatori su console. E sappiamo tutti perché, vero Gabe? Sempre tramite lo stesso sondaggio si è scoperto che i giocatori PCisti installano in media il 40% dei titoli acquistati. Al contrario, i giocatori consolari ne installano l'80%. Come molti tra voi sicuramente sapranno, il lancio della PS4 ha avuto non pochi problemi, con numerose console non funzionanti. Se all'inizio si pensava che la colpa fosse dovuta a Sony, dopo pochi giorni si è scoperto che il tutto era dovuto ad un vero e proprio sabotaggio rivendicato da alcuni studenti lavoratori della Foxconn, compagnia che ha fabbricato proprio le PlayStation 4 difettose e conosciuta per aver più volte abusato del proprio potere al danno dei suoi dipendenti, trattati quasi come animali. Durante la campagna Kickstarter di Wasteland 2, in cui gli sviluppatori vennero finanziati da noi videogiocatori, Min Liang Tang, vicepresidente della Razer, donò 10.000 dollari per scusarsi di averne piratato il primo capitolo del brand. Alla faccia dei sensi di colpa. Il titolo che ha venduto più copie in tutta la storia dei videogiochi è Tetris, meritevole di aver piazzato ben 495 milioni di copie. Gli anziani che giocano ai videogiochi godono di miglior salute. Quadrato, cerchio, triangolo e croce. Cosa vi fanno venire in mente? Beh, se siete fan PlayStation, probabilmente avete pensato agli iconici tasti dei controller targati Sony. Ebbene, dovete sapere che vi è un significato nascosto dietro a questi simboli, visto che in principio ogni pulsante del controller doveva essere legato ad una funzione precisa. Cerchio e croce dovevano essere in linea con i simboli giapponesi per sì e no. Il triangolo simboleggiava la testa di un giocatore e il quadrato rappresentava un menu, un documento o una mappa. Ma dopo i primissimi titoli usciti, il progetto e l'idea generale venne abbandonato in quanto era troppo difficile da applicare. Il primo gioco con contenuti esplicitamente sessuali uscì per Apple II nel 1981 e si chiama Soft Porn Adventure. Lo voglio ora. In Duck Hunt, se si giocava in due, il secondo giocatore controllava le anatre, e più della metà dei giocatori che hanno provato il titolo ancora oggi non sanno di tale possibilità. Il termine Nintendo significa la fortuna che discende dai cieli. Nel 1986, Nintendo diede inizio alla progettazione di una particolare periferica per NES dotata di microfono che i videogiocatori avrebbero dovuto usare in un qualche non meglio specificato capitolo di Zelda per uccidere alcuni mostri urlandogli contro, ma il primo prototipo realizzato ricordava troppo da vicino una forma fallica e il progetto venne completamente abbandonato. Ma voi vi immaginate la goduria di eliminare i mostri a furia di bestemmie? In Zelda Link to the Past esiste una stanza segreta piena di rupie che una volta raggiunta vi farà comparire la scritta "Il mio nome è Chris Hulian e questa è la mia stanza segreta". Questo è il nostro segreto, ok? Chris Hulian altri non è che il vincitore di un concorso indetto dalla rivista Nintendo Power, la quale mise in palio niente poco di meno che una vera e propria stanza all'interno del futuro Zelda che sarebbe uscito di lì a pochi mesi, per l'appunto A Link to the Past. Tre persone su cinque, quando comprano un titolo, prima giocano al multiplayer e solo dopo provano il single player. Già.
Mario vinse il Guinness dei primati per essere apparso in 116 videogiochi, ma ad oggi il numero di titoli è salito ad oltre 200. In principio, il famoso God of War doveva essere ambientato ai tempi nostri e Kratos avrebbe dovuto impugnare delle mitragliatrici, ma l'idea venne scartata. E aggiungerei grazie a Dio. Ken Fieldman, direttore artistico di Sony Computer Entertainment America, ha ammesso di aver tentato, per nostra fortuna senza successo, di rendere God of War 3 uno sparatutto in prima persona, influenzando il produttore esecutivo del gioco, Stig Asmussen. Federico Semprini, grande amante italiano della saga Metal Gear, ha voluto realizzare un Metal Gear Rex composto interamente di mattoncini Lego. Per la realizzazione della creatura, alta 54 cm, lunga 49 e larga 58, sono stati utilizzati in tutto ben 5.854 pezzi ed il risultato, bisogna dirlo, è davvero spettacolare. Inizialmente, il dottor Eggman di Sonic doveva essere l'eroe e non l'antagonista. Il nome originale di Crash Bandicoot doveva essere Willy. Ve lo immaginate, Willy Bandicoot? Struzzi, o Birdo che dir si voglia, il personaggio femminile di Super Mario Bros. 2, è in realtà un transessuale. La mia giovinezza è appena morta. Il titolo Tetris deriva dalla parola tetra, ovvero 4, ed è per questo che nel gioco tutti i blocchi sono composti sempre solo da 4 quadratini. Prima di morire, Marlon Brando realizzò alcune tracce per il gioco di Electronic Arts Il Padrino, ma oramai parlava così piano e così male che le tracce realizzate risultarono essere inutilizzabili e per questo fu chiamato un imitatore. Tutti sappiamo che il gioco era davvero un ottimo prodotto, ma un po' dispiace a sapere di questa storia. La prima console della storia fu la Magnavox Odyssey, datata 1972 e realizzata da Ralph Beer. Shadow of the Colossus inizialmente prevedeva 4 giocatori che, in cooperativa, avrebbero dovuto eliminare i diversi giganti del titolo, ma l'hardware PS2 era troppo limitato e l'idea fu scartata. E a questo punto viene anche un po' da chiedersi chissà cosa sarebbe potuto uscirne fuori. Ma in un certo senso, chi se ne frega, tanto il gioco è già perfetto così com'è. Questo è un classico intramontabile. Pac-Man nacque la notte in cui Toru Iwatani, ovvero il creatore del gioco, ordinò una pizza. Iwatani ne prese un pezzo, osservò l'immagine che si andò a formare e da lì arrivò l'idea per la forma del personaggio. Il primo cabinato della storia è il Computer Space. Venne rilasciato nel novembre del 1971 e i ricavi guadagnati permisero la creazione di Atari. Il primo cabinato creato dall'Atari, che invece risultò giocabile dai videogiocatori, fu Pong, e il primo modello realizzato fu posto da Nolan Bushnell in un benzinaio. Lo stesso giorno Nolan tornò nel benzinaio per vedere se l'idea avesse funzionato, ma appena arrivato si accorse che ormai il cabinato non funzionava più, in quanto il peso delle oltre 4.000 monete aveva letteralmente bucato la macchina, che era andata in tilt. Il dottor Kawashima, ovvero il creatore di Brain Training, ha guadagnato oltre 15 milioni di euro grazie al suo brand e li ha tutti devoluti in centri di studio per il cancro. Enorme rispetto per quest'uomo. Il paese con il più alto tasso di mortalità per colpa dei videogiochi è la Cina, dove i giocatori possono letteralmente passare fino a 3 giorni insieme al loro PC, magari addirittura senza bere e mangiare, con risultati a dir poco deleteri per organi vitali e non. Sembra una cosa terrificante, ma se poi pensate che ogni giorno, sempre in Cina, muoiono 4.000 persone per colpa dell'inquinamento, per un totale di 1.600.000 ogni anno, beh, lì veramente sì che ti vengono i brividi. Poison e Roxy di Final Fight sono anch'essi due transessuali. Il settimo cromosoma del genio umano si chiama Sonic Hedgehog. E io vi consiglierei di stare attenti a dare certi nomi, che se poi Sega decide di fare come alcuni nostri italiani e gli girano male le palle, c'è il rischio che inizi a fare causa un po' a tutti quanti qui. Durante le fasi di sviluppo iniziali di Half-Life 2, Gordon Freeman doveva essere accompagnato da un alien amichevole, ma un'intelligenza artificiale troppo complessa portò il team a desistere e a scartare l'idea. Uno dei primissimi titoli della Naughty Dog fu Way of the Warrior, un picchiaduro uscito nel 1994 per 3DO. La cosa interessante è che in quel periodo la software house era totalmente in bancarotta e per registrare le animazioni del gioco venne utilizzato letteralmente uno degli appartamenti degli sviluppatori con l'aiuto di
amici e familiari. L'appartamento era talmente piccolo che la videocamera per catturare i movimenti fu posta fuori dalla porta d'ingresso, nel corridoio esterno per capirci, e tutti i passanti e coinquilini della palazzina pensarono che si stesse girando un porno, sta di fatto che il gioco non vendette nulla. E poi se ne uscirono con Crash Bandicoot, con Jack and Dexter, con Uncharted, con The Last. Originariamente la prima PlayStation doveva essere una console Nintendo in cui la Sony avrebbe offerto il suo aiuto solo per il design della console, ma quando la società si tirò indietro, Sony decise di prendere in mano il progetto e di renderlo suo e farla uscire ugualmente. E chiamali scemi. La calcolatrice Texas TI-83 possiede un processore più potente di quello del Commodore 64. L'originale Devil May Cry era stato concepito come seguito di Resident Evil. Pensate che la possibilità di sparare mentre si saltava e si stava in aria altri non era che un bug che poi col tempo è diventata una vera e propria feature del gioco. Final Fantasy VII, titolo che chiunque dovrebbe giocare e di cui uscirà il remake in un prossimo futuro? Io ti imploro, Square Enix, non fotterti questa perla! Era stato inizialmente programmato per Nintendo 64, ma in seguito venne spostato su PS1 a causa della scarsa memoria contenuta nelle cartucce di gioco. Si stima infatti che per far girare tutto Final Fantasy VII su Nintendo 64 sarebbero servite ben 16 cartucce di gioco. Redwood Shores di Electronic Arts per la creazione dei necromorfi ha studiato le foto di centinaia di incidenti stradali mortali in cui vi era stata la mutilazione di almeno un passeggero. Le urla dei cattivi che era possibile udire quando venivano uccisi in Golden Axe erano state prese direttamente dal film di Conan il Barbaro e Rambo. Nel 1980 un servizio chiamato GameLine permise a tutti i suoi abbonati di scaricare l'intero catalogo Atari 2600 tramite le linee telefoniche, ma il tutto si rivelò essere un enorme insuccesso commerciale, anche se ciò avrebbe portato alla nascita dell'America Online, il più grande fornitore di servizi online della storia. Silent Hill 4 era stato pensato originariamente come il titolo di una nuova serie chiamata The Room, ma il produttore e compositore Akira Yamaoka convinse la Software House a farlo diventare un Silent Hill. In Giappone tutti i capitoli della serie Dragon Quest vengono rilasciati al Day One solo nei giorni feriali e nei weekend per evitare che milioni di persone non vadano a lavorare per rimanere a casa a giocare. L'Atari Jaguar fu pubblicizzata come la prima console a 64 bit della storia, quando in realtà il suo chip grafico era solo a 32 bit. Ancora oggi i videogiocatori che comprarono quella console si sentono presi in giro. Toshiyuki Takahashi, sicuramente l'avrò pronunciato malissimo, è l'unica persona al mondo che sia riuscita a premere il pulsante X del DualShock per ben 16 volte in meno di un secondo. Io già se arriva 3, grasso che cola. L'uscita di Space Invaders in Giappone fu di tale portata da provocare un'incredibile carenza di monetine da 100 yen. C'è un intero libro che può essere letto all'interno di Deus Ex, intitolato The Man Who Was Tuesday, scritto da Chesterton con una trama similare a quella del gioco. In totale ci sono volute 29.000 ore di lavoro per la realizzazione di Super Mario World per SNES, e se il gioco si fosse rivelato essere un flop, Nintendo avrebbe rischiato il fallimento. Poi il gioco ha venduto 17 milioni di copie e tutti a stappar spumanti. Il nome originale della prima Xbox era DirectX Box, e questo perché in principio la console era stata pensata come semplice strumento per mostrare in che modo le DirectX avrebbero potuto migliorare la qualità grafica dei giochi su console. Il difficilissimo shoot'em up Ikaruga è stata la causa di oltre 50.000 incidenti casalinghi. Praticamente i giocatori si incazzavano talmente tanto che arrivati al limite dell'esasperazione ed in preda ad una vera e propria furia omicida, prendevano la prima cosa che gli capitava tra le mani e la facevano a pezzi. Tra gli oggetti privilegiati possiamo trovare bicchieri, vasi, mouse, cellulari, sedie, lampade, Nel primissimo Fallout, se si andava a creare un personaggio con meno di 4 punti intelligenza, era impossibile intraprendere un qualsivoglia discorso con qualsiasi NPC del gioco, in quanto il nostro protagonista avrebbe messo solo grigni e rugniti. Cosa che rendeva il gioco comunque completabile, ma estremamente più difficile. In Germania, tutte le svastiche presenti nel titolo
Medal of Honor Frontline furono in parte eliminate, in parte sostituite da delle faccine sorridenti. No, non sto scherzando. WePlay ha venduto 3 volte tanto quanto le vendite di Halo 3. StarCraft è stato il primo gioco ad essere stato fisicamente lanciato nello spazio, per esattezza sullo shuttle STS-96 il 27 maggio del 1999 nella missione dello specialista Daniel Berry, che era un grande fan del gioco. Il primo titolo a prevedere finali multipli in base alle scelte del giocatore è stato Castlevania 2 Simon's Quest per SNES. Durante l'uscita di Saints Row 4 fu messa in vendita una limited edition del gioco molto speciale, alla modica cifra di $1 milione. Oltre al gioco avreste ricevuto macchine sportive, case di lusso e viaggi in hotel 5 stelle in alcuni dei luoghi più lussureggianti del mondo. In Germania, Command & Conquer Red Alert è stato pesantemente censurato, con la cancellazione di Hitler dalla scena introduttiva, che praticamente era uno dei punti chiave della storia, e con la trasformazione di tutti i soldati in cyborg. In Russia non esistono punteggi nei videogiochi, in quanto il governo ha sempre temuto che potessero nascere rivalità tra i giocatori che si sarebbero potute trasformare in vere e proprie rivolte popolari. Giochi come Space Invaders, Tetris, Pac-Man, Super Mario e tanti altri sono stati normalmente distribuiti nel paese, ma tutti i sistemi di punteggio sono stati eliminati. Arrivati al 18° livello di Pac-Man, i fantasmini non si potevano più mangiare, e lì erano cazzi amari. Mentre il 256° livello del gioco risultava impossibile da completare a causa di un bug. Per promuovere Xbox 360 in Australia, Microsoft organizzò la più grande guerra di gavettoni della storia, con oltre 51.000 palloncini pieni d'acqua lanciati. Che affinità ci siano tra una console e dei gavettoni, non ne ho idea, ma tant'è. Il primo gioco ad essere stato classificato come vietato ai minori di 18 anni a causa di scene con alto tasso di violenza fu Jack the Ripper, uscito nel 1987. L'edificio con più stanze nella storia dei videogiochi si trova in Castlevania Symphony of the Night, per un totale di 1980 stanze esplorabili. Il fungo di Super Mario si basa sulla specie realmente esistente Amanita muscaria, il quale può dare l'allucinazione di diventare più grandi. Street Fighter 2 è stato il primo videogioco ripreso da un film ripreso da un videogioco. Mortal Kombat è stato il titolo che ha portato alla creazione dell'RSB, l'ente che si occupa di catalogare i titoli a seconda dei loro contenuti violenti. Il primo Half-Life ricevette oltre 90 premi e finì al primo posto di 51 liste intitolate «Il miglior gioco dell'anno». Tutti elogi meritatissimi. Il boss finale di Diablo dice una frase incomprensibile prima di affrontare il giocatore. Se la frase viene però pronunciata al contrario, si scopre che il messaggio è: mangia le tue verdure e lavati i denti dopo ogni pasto. Grazie, mamma. La saga di Mega Man ha visto l'uscita di oltre 130 nuovi capitoli. Nel gioco multiplayer EverQuest 2, digitando /pizza, verremo connessi direttamente al sito di Pizza Hunt per ordinare da mangiare. La mappa di Armed Assault è grande 400 km² e nessuno è ancora riuscito ad esplorarla tutta. In totale, Angry Birds è stato giocato per oltre 400.000 anni, più di tutta l'esistenza umana. L'intero franchise di Call of Duty ha fatto guadagnare incassi per oltre 8,9 miliardi di dollari. E per darvi un'idea, raggruppando ogni singolo dollaro che si trova in Nicaragua, non arriveremmo comunque a una simile cifra. Piratando o emulando Pokémon Rosso Fuoco, ci ritroveremo con alcuni NPC extra che ci diranno: se il gioco ti piace, compralo o vai a crepare. Rockstar Games pagò alcune riviste affinché venissero scritti articoli negativi sul primo GTA al fine di creare un po' di scandalo. Adesso invece non serve neanche più pagarli i giornali, che le stronzate te le tirano fuori anche gratis, come se piovessero. Il motivo per cui Lara Croft si ritrovò con due simili angurie fu solo il risultato di un banalissimo errore. Infatti il disegnatore Toby Gard aumentò erroneamente il seno della protagonista del 150%, ma alla fine venne esortato dai suoi colleghi a lasciare tali misure. Mega Man fu colorato di blu a causa della palette di colori del NES, che offriva diverse sfumature di colore solo per il blu.
Nel primo Half-Life c'è una stanza segreta dove pavimento, soffitto e pareti sono completamente tappezzate con la faccia di Gabe Newell, cofondatore di Valve e investitore che praticamente finanziò Half-Life. In Corea del Sud esiste una legge che vieta espressamente ai ragazzi sotto i 16 anni di giocare ai videogiochi dopo la mezzanotte. Il bello è che nello stesso paese i ragazzi che hanno superato i 15 anni possono venire sfruttati per lavorare anche dopo la mezzanotte e per più di 10 ore senza ripercussioni penali. Se siete arrivati fino a qui, vuol dire che avete appena scoperto 80 fatti videoludici che probabilmente non conoscevate, ma al contempo ciò significa anche che avete sprecato minuti preziosi che avreste potuto invece sfruttare per giocare a un qualche bel titolo. Quindi vergognatevi. Salve a tutti, io sono la Freccia Blu e grazie di cuore per aver visionato questo video. Io spero che il tutto vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un commento e un mi piace. Inoltre, nel caso in cui non l'abbiate già fatto, vi consiglio di andarvi a iscrivere al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook ufficiale e al mio canale Twitch per restare sempre informati e aggiornati su tutte le ultime novità che mi riguardano. Infine, se siete in cerca di canali YouTube emergenti ed interessanti, andate a dare un'occhiata a The Teach Workshop, registi barra attori amatoriali che si divertono a realizzare piccole storie dalla vena comica e demenziale con zero budget e tanta voglia di fare, gente in gamba che meriterebbe ben più attenzione di quanta non ne abbia attualmente. Detto questo, grazie ancora, noi ci rivediamo a un prossimo video. Ma prima, a gran richiesta, qualche papera. Un video tanto semplice quanto apprezzato, non per niente è il mio video più visto sul canale. Che mortacci tua. In Zelda A Link to the Past e... A Link to the Past! A Link to the Pesto! Vaffanculo, Freccia, vaffanculo. Quadrato, cerchio, triangolo. Quadrato, cerchio, triangolo. Quadrato, cerchio, triangolo e X. E non vuol dire un cazzo, e X. Ebbene, dovete sapere che vi è un significato nascosto dietro a tali simboli, visto che, in origine, ogni tasto del controller doveva avere una funzione merda! La quale mise in palio niente proprio di meno che una vera e propria stanza segreta all'interno del futuro past... futuro past... Vaffanculo... Beh, se siete fan PlayStation, probabilmente avete pensato agli iconici tasti del controller taggato Sony. Ebbene, dovete sapere che in principio... Shadow of the Colossus... Chiedo scusa, signore, ma devo passare. Grazie. Chiudiamo la finestra. Come se... perché sennò le macchine rompono il cazzo. Chiedo di scusa. Permesso? Ok. Prego, Kira. Uno spara tutti in prima persona, influenzando il produttore esecutivo del gioco, Stigasmusne. Come l'altra volta, porco il cazzo. In principio il famoso God of War doveva essere ambientato ai tempi nostri e Kratos avrebbe dovuto cazzo. Ma che è sto casino di merda? Facci loro. Senti, cazzo è? Io non rispondo. Col cazzo. C'è la cazzo di piscina di sto cazzo in culo. Mandassero tutti a farsi i loro. Affogassero loro i loro bambini, porco Giuda. L'originale Devil May Cry era stato concepito come un seguito diretto di Resident Evil. Pensate addirittura che originariamente la possibilità di sparare... I mortacci tua. Pronto? Pronto? Sì?
No, guardi, mi sa che ha sbagliato numero. Ha sbagliato numero. Adesso non si preoccupi. Lei, signora, è una cogliona. Fanculo. Anche se ciò si rivelò essere un enorme insuccesso commerciale. Ma ciò diede comunque vita all'America Online, il più grande fornitore di... Minchia, minchia! Adesso invece non serve più neanche pagarli i giornali, che le stronzate te le tirano fuori anche gratis, come se piovessero. Cristo. Toshuyuki ka... Toshuyuki... vaffanculo. Toshushu... Che nome del cazzo!